da Patrizia e Sabina per questa puntata di Cavalli e dintorni qui dall'Ippodromo del Mediterraneo, rigorosamente il Gran Galà del... Siamo per procedere ad una, con grande entusiasmo, ad una rivisitazione di quella che è stata domenica 2 giugno, una domenica di grande entusiasmo, è andato veramente tutto bene, il Gran Galà dell'asino e del cavallo, è stato un momento di grande incontro di tutta quella che è la passione che ruota intorno al mondo del cavallo. Abbiamo incontrato anche le asinelle di Cugno Lupo ed è stato divertimento sui tracciati siracusani, giusto Sabina? Sì, sì, molta ci siamo affluenza, divertiti. Sì, sì. Anche il pubblico ha ben risposto, stavi dicendo. Sì, 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 il pubblico delle grandi occasioni risponde sempre positivamente a questi eventi qui al Mediterraneo. La Sabina non ha vinto nessuna coppa in quell'occasione, no, però abbiamo no. rubato la coppa ad un personaggio che è qui con noi in studio. E quindi grazie alla regia apriamo sullo studio e sui nostri ospiti che oggi sono particolari. Salvo in Domenico innanzitutto, che buonasera, ben ha lavorato pure lui durante la giornata insieme a tantissimi altri addetti. Salvo, dobbiamo dire grazie veramente a tantissime persone, vero? Sì, ci ripromettiamo il prossimo anno di organizzare con più tempestività e quindi cercare di fare un evento ancora più grande. Coinvolgeremo tanta altra gente perché comunque questo è il nostro obiettivo. C'è grande entusiasmo all'ippodromo di rilancio, veramente attraverso anche la presenza di tantissima gente che è affluita all'ippodromo, e l'entusiasmo è anche a livello nazionale perché comunque qualcosa sembra che si risolva per il giusto verso, quindi insomma va bene al settore. Speriamo. Speriamo bene. Allora, camicia verde, occhi azzurri, verdi. Occhi verdi, risaltano ancora meglio, e il signor Roberto Amaradio, cavaliere da un anno al centro ippico Don Santino e adesso anche il primo vincitore del Gran Galà dell'Asino, sì, su Luisella. Come è andata? Su Luisella. E niente, è stata un'esperienza unica, un'esperienza nuova. Era la prima volta che montava un asino. Sì, sì, è stata la prima volta che ho montato un asinello. Fortunatamente Luisella camminava. Sì, sì, sì. Ha avuto la fortuna di trovare l'asina con più l'asina feeling. più scattante. Ma anche lui però l'ha diretta bene, perché vi farò vedere la finale. Lui è partito, addirittura ha girato all'incontrario, poi ha girato di colpo l'asinella mettendola dritta sulla pista ed è andata. Quindi ci ha messo di suo il cavaliere. Ha detto proprio la parola all'orecchio e l'ha fatta. Sì, ho detto la parola magica. Il segreto sì, sì. È stato un pochettino scomoda, perché montare a pelo così senza è un po' sella, scomodo, certo. Che trottando uno saltella sulla schiena dell'asinella, e quindi... Però va bene così. Quindi è però è andata bene, è stata... Racconteremo anche bella, perché voi col centro Don Santino avete partecipato anche col carosello, quindi racconteremo tutti questi dettagli. E poi accanto a lui... un tecnico che di solito sta dietro le telecamere, grazie a Francesco Guadarella che è venuto a trovarci, ma l'abbiamo invitato perché è suo il giocattolino posto alle spalle qui davanti, è un esacottero e grazie a Sicilia dall'Alto avete promosso un nuovo punto di vista per quanto riguarda l'ippodromo quella giornata. Ne parleremo in dettaglio dopo. Per adesso accontentati di un saluto in generale, sveleremo successivamente. Allora Sabina, lanciamo i contatti e poi vedremo di che cosa parliamo, certo. Anche se già ne abbiamo dato anticipazione. Certo, prima di darvi i nostri contatti, vi dico di seguirci in streaming su diretta web dal sito telestarsr.it alla sezione ovviamente di Cavalli e dintorni, e poi aspettiamo le vostre opinioni, i vostri pronostici attraverso i social network, al gruppo Facebook di Cavalli e dintorni Save Italia Racing. Vi ricordo anche di seguirci su Twitter, su YouTube, cliccando ovviamente la pagina di Telestar. Bene, allora vediamoci innanzitutto quelli che sono i titoli in generale di questa puntata. Il Gran Galà dell'Asino e del Cavallo, dinanzi a 7.000 persone, l'Ippodromo del Mediterraneo domenica 2 giugno ha promosso la grande passione, analisi e visione di tutti gli eventi. Un nuovo punto di vista, una nuova visione per gli eventi attraverso nuove tecnologie. Le immagini catturate da un esacottero e dalla Action Cam. L'ippica, l'equitazione e un pezzo di storia e cultura rappresentata dagli asini si sono promossi dando ospitalità dinanzi all'assessore regionale alla funzione pubblica e alle autonomie locali Patrizia Valenti. E ancora analisi delle corse per il convegno ippico di sabato 8 attraverso gli interventi degli addetti.
Bene, allora abbiamo visto quelli che sono un po' i titoli, partiremo proprio da un nuovo punto di vista, quello di uno strumento, un drone, si chiama così perché io già sbagliato e mi hanno quasi picchiato, che ha permesso di visionare, di far guardare l'ippodromo e tutti i suoi eventi da un altro punto di vista. Allora, Francesco Guadarella e Sicilia dall'Alto, innanzitutto spieghiamo cosa fate, perché lo fate e come è nata questa iniziativa. Allora, quello che facciamo sono delle riprese particolari, suggestive, da angolazioni, da punti di vista totalmente nuovi, totalmente alternativi rispetto alla solita camera che è a spalla piuttosto che sul treppiedi. Quindi diciamo che con questo elicottero che ha 6 eliche, quindi un esacottero, riusciamo a raggiungere punti e angolazioni che naturalmente semplicemente con le in piedi non si riesce a raggiungere. Queste la sono regia, delle immagini, bravo, che vediamo per esempio, immagini. Di un film che ci è stato commissionato, i ragazzi di Pippo Fava, che sarà uscirà l'anno prossimo. Quindi, questo è un, quindi voi fate diversi eventi, avete avuto diverse esperienze. Sì, soprattutto promozione, perché chiunque ha, non so, magari un agriturismo piuttosto che una tenuta e deve rinnovare le brochure, ha interesse a cambiare, a rinnovare appunto queste brochure con nuove immagini, magari foto nuove, foto reali dall'alto che danno tutta la visione della tenuta. Queste sono immagini per esempio di un matrimonio, una certo, coppia. Sembra un film il giorno del matrimonio. Chiesto, sì, sì, diciamo che proprio quasi vede la differenza dai soliti video che siamo abituati a vedere. Voi fate tutto, riprese e montaggio? Per ora ci puntiamo l'attenzione solo sulle riprese, in quanto è giusto che chi faceva questo lavoro continui a farlo e non intromettiamoci nel lavoro degli altri. Questa è Catania, la chiesa dei Benedettini, insomma, vediamo nuovi punti di vista, nuove immagini. Avete fatto anche delle immagini sull'ippodromo, chiederei alla regia di concentrarci sull'ippodromo del Mediterraneo, perché eravate proprio qui giorno 2 a offrire questo importante servizio. Sì. Che te ne è parso dell'ippodromo della giornata e soprattutto quale difficoltà puoi seguire un soggetto in movimento come appunto quello dei cavalli in corsa? È stato molto difficile seguire i cavalli, infatti non ci siamo limitati a fare le sgabbiate piuttosto che l'arrivo, magari la tribuna, quindi immagini di colore, d'effetto, che è quello che vogliamo noi venga risaltato. E, non sono un amante delle corse di cavalli, in quanto non ne capisco più di tanto, però insomma è stato bello entrare in questo nuovo mondo e farlo dall'alto, insomma è quello che ci è riuscito meglio. Vediamo se c'è una clip direttamente con audio magari sull'ippodromo del Mediterraneo. We'll be right back.
bene, abbiamo visto questo contributo, veramente ha esaltato i momenti che si sono vissuti, insomma è veramente un altro punto di vista, un'altra prospettiva. Passiamo sul tecnico, dai, le immagini sono in alta qualità, abbiamo visto, sì, insomma già dalla schermata. La definizione è, appunto per questo volevo specificare che la tecnologia ci è venuta incontro, perché avendo telecamere sempre più piccole, sempre più leggere e sempre più qualitativamente, insomma, prestanti, allora riusciamo ormai a far volare anche le telecamere. Ho portato un esempio per fare volare qualcosina anche dentro lo studio. Anche dentro lo studio faremo sì, volare qualche cosa. È un piccolo giocattolino che richiama quello grande. È un quadricottero questo, quindi sì, con quattro eliche. Ma sei padrone del mezzo, giusto? Perché non soffriamo, sì, cioè non rischiamo nulla in questo momento. Questo, voglio dire, un piccolo giocattolino, insomma, per allenamento va benissimo. Ok, è come gli elicotterini un po' telecomandati, no? Sì, sì, è un elicotterino telecomandato. Benissimo, quello sarà un po' più impegnativo. Voglio provare, mi puoi mettere... Aspetta, però, aspetta, ci mettiamo lontano noi. Aspetta, mettiamolo lontano. Che vuol dire? Non mi dici che cosa? Con quello accendere, sì, e poi gira. Ah! Aiuto, togliatemi le mani. Ho dimostrato che è difficile. Ho dimostrato che è difficilissimo. Aspetta che te lo prendo. Grazie. Ho dimostrato che tu volevi dimostrare questo, secondo me, che era difficile, sì, a manovrare. Sei stato bravo comunque a farlo un pochettino. E soprattutto occhio alla sicurezza, perché naturalmente noi voliamo, ma voliamo assicurati con un'assicurazione RC e responsabilità civile ad hoc, fatta apposta per questo. Vabbè, ma non hai mai ucciso nessuno, suppongo? No. È caduto in pista, mi sembra, domenica, però... Diciamo che è un atterraggio d'emergenza, perché è dovuto alle batterie. Ci abbiamo un allarme che ci segnala quando si stanno scaricando e atterriamo prima che precipiti, naturalmente. Vedremo che oltre all'esocottero è accompagnato, va bene, da un telecomando con un monitor che, sì, peraltro... Sì, il monitor ci dà in tempo reale l'inquadratura che stiamo facendo per scattare foto, quindi fare cartoline, piuttosto che... Si vede proprio la telecamera piccolissima messa alla base, se scende ancora il cameraman d'urgenza Domenico Matarazzo. Ecco, questa è la telecamerina che poi veramente si sposta a telecomando, sì, quindi hai un telecomando comunque che muove l'esocottero, che è l'esocottero. Quindi è difficile, perché comunque devi fare le immagini mentre, sì, devi controllare anche la... e non ci deve essere vento. Vento, sì, però non troppo, ecco. Non diciamo ci deve che comunque vento. Non vado mai da solo, perché quattro occhi sono sempre meglio di due, e quindi vederlo e controllare a distanza, anche quando distolgo un attimo per brevi frazioni di secondo gli occhi dall'elicottero, ci deve essere qualcuno che lo tiene sempre d'occhio. E appunto per questo ci sono delle regole che noi seguiamo, che sono quelle che dalle direttive e dall'ENAC, ovvero di mantenere una quota massima di 100 metri, non avvicinarci alle persone più di 50 metri, non andare in centri congestionati. Va su parecchio questo, Potrebbe andare su parecchio, ma non ci può andare, perché poi diventa aviazione civile, quindi interferiamo. Non si vola vicino agli aeroporti, non si vola in presenza di aree dove non è previsto il sorvolo. Quindi per esempio c'è stato tempo fa un servizio su Canale 5, delle immagini sulla nave Concordia nella costa del Giglio, per esempio queste erano immagini illegali, perché lì era un'area sottoposta. Ok, sì, l'avevano fatto dei ragazzini, hai ragione. Stanno ancora cercando chi è, però li troveranno prima o poi, insomma, li troveranno. Bene, bene. Comunque ci ha dato l'opportunità di conoscere tecnologie diverse, anche perché nel corso della giornata abbiamo utilizzato anche un action cam, abbiamo potuto verificare veramente su pista quello che è successo anche dal cap dei Fantini, e grazie a questa telecamera posizionata sopra il caschetto abbiamo potuto vivere le immagini. Se la regia mi passa anche queste, eccole qui. Il pubblico ha molto apprezzato, perché si vedono momenti, scene, si vive veramente nell'azione quello che è la giornata, e per gli sportivi che effettivamente godono di... guarda, si vede la sabbia che vola addosso, si sente anche il frusciolo. Qui nasce un problema. Qui nasce un problema. Cioè? Praticamente tutti i Fantini cercano di mettersi davanti alla telecamera per farsi vedere. Ah, bene, tu dici. No, vabbè, ma è posizionata appositamente di chi fa, con chi fa corsa in attesa, quindi voglio dire, il Fantino è scelto. Però tutti anche passano e si girano, vedi? Certo, per farsi vedere. Bene, è stato... queste sono prospettive diverse che penso accompagneranno l'ippodromo, perché si sta munendo di queste tecnologie, perlomeno nelle giornate più
importanti. Ti ringrazio Francesco, ma continueremo insomma a parlarne nel corso della giornata, perché tutte le immagini che vedremo un po' sono anche rese dalla tua esperienza qui a Siracusa, qui all'Ippodromo, quindi bene così. Cambiamo però argomento, perché abbiamo davvero tanto da farvi vedere. Andiamo con un nuovo argomento e parliamo proprio di tutti gli eventi che sono accaduti nel Gran Galà dell'Asino e del Cavallo. Allora, è stata una bellissima giornata con tante cose diverse, e forse è proprio questo per cui è stata, per il motivo per cui è stata apprezzata anche dal pubblico, che è venuto numeroso. Abbiamo avuto il dressage con dei frisoni neri, peraltro montati benissimo da Roberto e da Vera, che tramite la SIS, la società ippica siracusana, ci hanno raggiunto. C'è stato anche l'ostacolo con un'esibizione, c'è stato poi il carosello con i centri ippici impegnati. Salvo, che ne pensi della giornata, di come si è svolta, di questi eventi in particolare? Ma guarda, io credo che siamo andati oltre le più rose aspettative, perché poi, come sappiamo, abbiamo organizzato tutto in un mese, quindi siamo riusciti ad avere abbastanza partecipanti, quindi diverse categorie e tanta gente come pubblico. Sicuramente possiamo fare molto meglio ai prossimi anni, e questo è quello che noi ci prefiggiamo. Allora, andiamoci a guardare subito quello che è il dressage, che dura 5 minuti al massimo, tanto per godere e far godere a chi non ha potuto venire a raggiungere l'Ippodromo del Mediterraneo quello che è successo. Every now and then I fall apart, and I need you now tonight.
Bene, abbiamo visto il primo passaggio, effettivamente erano bellissimi da vedersi, poi erano lucentissimi, con la criniera ondulata, di per sé già solo a guardarli poi danzavano sul pista. Tante persone entusiaste a vedere queste cose che solitamente non li vedi tutti i giorni, quindi vedere questo è uno spettacolo. Sai che abbiamo fatto le prove, no? C'era anche il signor Amaraddio, insomma, perché abbiamo fatto le prove anche con il carosello e sono venute persone addirittura di mattina, siccome non potevano venire nel pomeriggio erano venuti a trovarci comunque di mattina perché sapevano delle prove e quindi si sono così avvicendate anche di mattina intere famiglie, perché soprattutto sono state le famiglie e tantissimi bambini che hanno partecipato, anche perché c'era uno spazio dedicato a loro con gli asinelli, hanno potuto toccarli, si sono fatti il giro in groppa con l'onoterapia, quindi veramente è stata una giornata dedicata a loro. E i bambini proprio sono stati protagonisti poi dell'esibizione anche del salto in ostacoli. Abbiamo avuto ospite il centro, il Paradiso dei Leone. Paradiso e Leone sono marito e moglie, che hanno dato vita a questo centro ippico che sorge nei pressi di Sortino e che hanno fatto vedere un po' di equitazione. Ecco qui il primo piccolo, è il piccolo cavaliere Leandro Di Maria, con un giro di primi passi proprio su Ivan, pony polacco di 9 anni. Alla sua ultima gara, il campionato della Trinacria alla SIS, ha realizzato il piccolo Ivan 2 percorsi netti in categoria 60 e 80 centimetri. Attraversati i primi 2 ostacoli, ecco l'ultimo ostacolo per lui, che si tratta di una gabbia. Sono piccoli allievi che si cimentano certo ad uno sport affascinante, ma che permettono anche un rapporto con un amico in più, appunto il cavallo. Anche lui affronterà il percorso. Con il signor Leone e la signora Paradiso, che stanno al centro a dare comunque disposizione per i loro piccoli allievi. Una giornata questa del gran galà dell'asino e del cavallo, che ha voluto dare spazio oltre alle corse degli asini, che già avremo subito dopo la seconda corsa dell'ippodromo del Mediterraneo, anche all'equitazione. Ecco il primo salto, qualche difficoltà per Matteo Zappulla, più che un salto è una vera e propria passeggiata quella che sta mettendo in scena Ivan, questo pony polacco che accompagna i bimbi del Pony Club del centro ippico Il Paradiso dei Leone. Bel salto al primo, ancora il secondo, crocetta al terzo e l'ultimo, la doppia gabbia, che sarà attraversata proprio in questo momento. Un applauso, accompagniamo allora con un applauso, grazie gentile pubblico per la collaborazione, per i bimbi del Pony Club del centro ippico Il Paradiso dei Leone. Ecco approntato il percorso ed ecco Ebonit terzo e Loris Leone affrontare il tracciato. Il primo salto, il secondo ostacolo, ricordiamo che nelle gare ad ostacolo ogni ostacolo abbattuto vale 4 penalità, ancora un altro ostacolo e infine la gabbia. Ecco la preparazione e il salto. Bene, un applauso e accompagniamo Ebonit terzo con Loris Leone. Oggi si mette a disposizione dei ragazzi del centro con tutta l'esperienza ed è una amazzone che monta Fiorello e Miriam Salemi. Ecco il primo salto con l'abbattimento di un ostacolo. Miriam ha proprio imparato con lui a saltare partendo dai piccoli saltini, adesso è arrivata alla categoria dei 100-110 e adesso le aspetta la gabbia, ultimo salto.
Bene, un applauso anche per Miriam Salemi e Fiorello, il grigio di casa del centro ippico Il Paradiso dei Leoni. Adesso arriva Furcas, una puledra di 4 anni e mezzo cresciuta e addestrata nel centro ippico del Paradiso dei Leoni. Inizialmente a sella del capofamiglia Leone Luigi, in seguito con tanta pazienza, amore ma anche tanta grinta, è affidata al figlio, oggi sedicenne, Leone Simone, che è riuscita a farle amare il salto d'ostacoli così come lo ama lui. Primo e secondo ostacolo superato. Si prepara il terzo. E si va a chiudere con la gabbia. E un applauso accompagna anche l'uscita di Furcas e di Simone Leone, un ringraziamento dell'Ippodromo del Mediterraneo per il centro ippico Il Paradiso dei Leoni per